In questo episodio con un vino in mano, va bene, con delle unghie che fanno paura, Nightmare, qui la chiameremo Nightmare. Nightmare. Mi fa, sei mentalmente ritardato. Io sono sconcertato, dopo aver fatto truffe di Temu, sgamato truffe di ogni tipo, mi contattano perché vogliono offrirmi 1.000 euro a settimana per valutare Booking. Adesso ci si mette pure Booking, cioè, ma è una roba assurda, ma non possono fare così questi truffatori. È bello che poi qualcuno mi ha scritto nei commenti, ma chi devo credere, a te o a loro? Sei tu il truffatore o... ma vi rendete conto? Io il truffatore? Io che vi dico di non mettere i soldi? Va bene, lasciamo perdere. Vi faccio vedere cosa mi è apparso nei giorni scorsi, anzi il 28 maggio. Questo messaggio lo vedrete qui in sovrapposizione. Infatti ieri ho mandato il post che avrei fatto questo video e qui praticamente mi dice: salve, abbiamo bisogno di qualcuno che valuti le prenotazioni alberghiere. Pagheremo 200.000 euro, ma subito 1.000 euro. Tutto quello che dobbiamo fare è valutare o mettere mi piace all'hotel Booking. Perfetto, cioè adesso che ci sono le vacanze è una roba, cioè guadagnerò altro che 1.000 euro. Se sei interessato a questo lavoro rispondi 1 per indicare se sei stato invitato. Dopo aver risposto 1 contatta il tuo amministratore di WhatsApp. Va bene, lo facciamo in diretta, ragazzi, adesso qua, tutto qui, in diretta, vediamo quanto ci mettono a rispondermi. Rispondo 1. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e per favore accendete la campanella, perché se accendete la campanella semplicemente vi dà una notifica che è uscito il mio video e così potete vedere i miei video, ma e mi potrete sostenere, che è molto importante, vi ringrazio. Se volete contribuire al supporto di questo canale, vi lascio il link che mi sembra qui sopra, di Satispay. Io, se volete lasciare un caffè, offrirmi un caffè, vi ringrazio molto. Ma continuiamo con il video. Allora, eravamo rimasti che... devo premere 1, sì. Premo 1. 1. Vediamo quanto tempo ci mettono a rispondervi. Io aspetto qui. Qualcosa mi dice che non mi è arrivato, quindi questo numero dal 28 maggio oggi è passato un mesetto, quindi magari l'hanno già sgamati questi. Però niente paura, perché andremo a cliccare su sul link qua, perché voglio, sono proprio curioso, devo proprio contattarli. Che tra l'altro nel frattempo che aspettiamo vi faccio vedere qua questo qui, la vecchia truffa di Temu. Infatti cliccate qui sopra, dovrebbe apparire il video, oppure le ho cercate tra i miei video, la truffa di Temu, perché qua avevo scritto tante cose. Tra l'altro era la tennista, non so se vi ricordate la tennista. Adesso è diventata un'altra signora, la bambola, è diventata la bambola adesso, che sembra, non lo so io, una roba con sbarellata così con un vino in mano, va bene, con delle unghie che fanno paura, Nightmare qui, la chiameremo Nightmare. Nightmare, va bene, ciao Anna si chiama, Anna. Prima non si chiamava però magari se non risponde queste non riusciamo a fare, contattiamo di nuovo questi qui. E mi sa che questo numero già l'hanno sgamato. Allora andiamo qua, nel frattempo per non aspettare scriviamo di nuovo questa, ciao, vediamo, perché io nel balance avevo già guadagnato qualcosa nel frattempo, ma questo è arrivato, voglio vedere se mi scrive nel frattempo che aspettiamo di là questi due che mi rispondono, che non sembrano rispondere, vediamo se l'altra risponde. 2000 years later. Ok, mi ha risposto. Allora, è passato un po' di tempo, sono le 10:30, prima erano le 9 più o meno, e mi ha risposto la tizia, la tennista, ossia il nuovo Nightmare.
Ciao, hai fondi sufficienti per acquistare USDT? Ok, allora io praticamente dopo tutto questo tempo adesso io dovrei dargli soldi. Dovrei dargli soldi, ma adesso andiamo con calma. Scriviamo, ma la mia piattaforma, io non vedo più i miei soldi, dove sono i disponibili. Voglio vedere dove arriviamo. Gli scriverò così. Sì, certo. Certo, ce li ho. Sì, certo. Virgola, ma non vedo la piattaforma con i miei guadagni e quanto devo caricare. Così lei mi darà di nuovo l'accesso, vediamo. Perché se noi andiamo all'inizio, allora all'inizio praticamente io sarei dovuto entrare, ecco qua, ecco, e questo sito non funziona. Voglio vedere dove mi fa entrare e magari se mi vuole far solo semplicemente dare i soldi. Ok, vediamo subito cosa risponde. Un altro link, TikTok. Adesso TikTok, prima era Temu, vabbè. Ok, vediamo, apriamo. Welcome TikTok Shop, login. Metto il mio numero. Ok, e funziona. A posto. Adesso andiamo a vedere gli ordini. Ok, praticamente, come vedete qui, io ho meno 162 dollari, quindi io dovrei dare adesso 162 dollari. Quindi faccio così, customer service, faccio ultimo, vediamo come indirizzo di ricarica. Adesso lei vuole praticamente che io gli mandi questi soldi, ma noi adesso la smaschereremo. E gli scriverò, allora io oblitero perché non la insulterò un pochettino, quindi oblitero e vediamo cosa risponde. Ok, io gli ho detto bella tipa, tanto per dire. Adesso è online, sta scrivendo. Mi fa, sei mentalmente ritardato. Mi ha bloccato, va bene, non perdiamo più tempo, mi ha bloccato e io ho obliterato quello che gli ho detto, quindi non saprete mai cosa gli ho detto. Vedete, di stare molto attenti, ci saranno altre cose che vi porteranno a dover dare dei soldi, non dateli. Firmate contratti legali, i soldi facili non si fanno, quindi mi raccomando, state molto attenti. Se volete guadagnare, voi ricevete soldi, non li date, quindi concludiamola qui. Quindi per questo motivo io vi dico state attenti. Quindi come sempre io vi chiedo di sintonizzarvi al mio canale se volete sostenerlo. Io vi lascio il link qui sopra, quindi è solo per la sostenuta del canale e se volete offrirmi un caffè, niente di più. Quindi ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati, fatemi tutte le domande che volete qui sotto nei commenti, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.